Ragazzi, come promesso, continua la serie mensili delle mie colazioni sane. Questa volta ho fatto 4 colazioni dolci e una salata, ascoltando le vostre richieste. Avrei voluto farne un po' di più salato, il problema è che quando vedo qualcosa di dolce impazzisco e quindi ho voluto provare un sacco di ricettine che avevo nella mia wishlist da tantissimo tempo. Vi dico solo che ogni mattina vado in crisi perché non so quale scegliere, le mangerai tutte ogni volta. Ho scoperto tra l'altro i French Toast, casualmente da un programma in televisione c'era Bruno Barbieri che voleva farsi preparare i French Toast, allora ho detto perché non provarli in versione fit. Ed è stata una totale rivelazione, vedrete poi la ricetta. Sono super super entusiasta, ci sarà anche qualche ricetta non molto fit, tra cui le crepes, che alla fine si è mangiato Marco, vi dico già. Però questa volta ho voluto davvero accontentare un po' tutti. Tra dolce, salato, sano, meno sano, ci sono veramente tantissime opzioni. Vi lascio il video, però come sempre ricordatevi di lasciare un pollice in su di supporto se volete che questa serie delle colazioni continui e fatemi sapere giù nei commenti se avete qualche richiesta di ricette particolari che volete che io trasformi in versione sana, diciamo. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale se non volete perdervi tutti i prossimi video e io vi lascio alle ricette. Iniziamo da una delle mie ricette preferite, cioè la cheesecake al gusto pumpkin spice, che sarebbe la zucca speziata. Detta così suona un po' strano, ma vi assicuro che è deliziosa, soprattutto se amate la cannella. Questa ricetta me la sono inventata, ma devo dire che è uscita benissimo, e la prima cosa da fare è cuocere la polpa di zucca. Io l'ho fatta al vapore e ci vogliono soltanto un 10-15 minuti, e mentre la zucca cuoceva ho iniziato a preparare la teglia, perché per non far attaccare tutto è meglio mettere della carta da forno sia sulla base che sui lati. Questa volta per la base ho deciso di usare i biscotti digestive, che ragazzi sono la mia nuova passione, il mio nuovo amore, non riesco a farne a meno. Ho usato anche delle noci pecan, circa 10 grammi, se non le avete potete usare le mandorle o qualche altra frutta secca. E per amalgamare tutto ho usato semplicemente del latte e dell'olio di cocco. In base ai vostri gusti potete decidere se frullare tanto oppure lasciare i pezzi un po' più grossolani. L'importante è che poi, una volta messi nella teglia, riuscirete a compattare bene il composto che poi metterò in forno. Erano passati circa 10 minuti, quindi ho deciso di tirare fuori la base. L'importante è che sia bella croccantina ma non rotta. Nel frattempo sono tornata dalla mia zucca delica. Ricordatevi di scegliere questa tipologia perché è l'unica secondo me davvero buona. E ho pesato 100 grammi di polpa, a cui ho unito poi il Philadelphia allo yogurt greco. Per dolcificare potete usare quello che volete, io uso spesso la stevia, in questo caso ne ho messa circa 4-5 grammi, un uovo fondamentale, poi frullo tutto, che adesso arriva la parte importante, quella delle spezie. In Italia non vendono il mix di spezie per il pumpkin spice, che si può ricreare con della cannella, della noce moscata, chiodi di garofano e lo zenzero in polvere. Dopo aver aggiunto anche le spezie posso finalmente mettere la mia crema dentro la teglia, però non la metto tutta, solo metà, perché ho deciso di fare una cheesecake bicolor e per rendere i due strati separati dovrò lasciar riposare la teglia in freezer per almeno 30-40 minuti. È un passaggio non fondamentale perché è solo estetico, quindi se avete fretta potete saltarlo e andare direttamente alla parte in cui aggiungo la farina di arachidi alla restante parte di impasto. E per rendere lo stacco di colore più netto ho aggiunto anche un po' di cacao amaro e poi ho messo la restante parte nella teglia. A questo punto metto in forno a 160 gradi per 30 minuti circa. Quando la tirerete fuori dal forno sarà ancora morbida, si addenserà poi durante la notte che deve passare in frigo. Quindi è una colazione, un dolce da preparare il giorno prima, anzi mangiata dopo 1-2 giorni è ancora più buona. Io ho deciso di decorarla con altre noci pecan, un biscotto sbriciolato e soprattutto la crema di arachidi. L'abbinamento poi pumpkin spice e arachidi è favoloso, vi straconsiglio di provarla e soprattutto aspetto le vostre foto e i vostri pareri.
Passiamo alla seconda ricetta, che sono i French toast sani. Ho voluto adattare questa ricetta alle mie esigenze perché mi incuriosiva tantissimo e ne sono rimasta totalmente innamorata. Poi sono davvero facili e veloci, basta creare la pastella con i pochi ingredienti che vi ho scritto: latte, farina, albume, un po' di dolcificante e dell'estratto alla vaniglia, e se vi piace anche un pochino di cannella, che dà quel gusto in più. Come pane potete usare quello che preferite: integrale, normale, con i cereali, proteico, quello che avete in casa, insomma. Oppure ho visto che vendono anche il pan brioche, che deve essere buonissimo, però ovviamente è un po' più grasso. Come sostituto al burro userò l'olio di cocco, però potete benissimo usare il burro normale. L'importante è non eccedere con le quantità, perché come vi dicevo vogliamo un piatto che resti salutare. La cosa da fare è immergere il pane nella pastella che avete creato e poi semplicemente metterlo a tostare in pentola. Un po' di olio ci deve essere, perché altrimenti non si tosterà bene, quindi dovete trovare la giusta quantità di olio in modo da non metterne troppo, ma comunque nemmeno troppo poco. I secondi toast che ho fatto sono un po' più elaborati: semplicemente dopo averli pucciati nella pastella li ho impanati con dei fiocchi d'avena istantanea, quindi fiocchi piccolini, e poi anche quelli li ho lasciati a tostare per un 5-6 minuti a fuoco medio. State attenti a non bruciare i French toast, e una volta tostati potete sbizzarrirvi. Questa volta io li ho abbinati a del miele, perché non ho lo sciroppo d'acero, però potete benissimo usare quello, dei frutti di bosco, della crema di nocciole, tutto ciò che vi ispira in quel momento. Sono bellissimi e, ragazzi, di una bontà infinita. Finalmente posso soddisfare anche gli amanti delle colazioni salate. Ho deciso di fare dei dorayaki salati, che non sono nient'altro che due pancakes sovrapposti con una farcitura all'interno. Ovviamente sono pancakes salati, quindi gli ingredienti sono un po' diversi dal solito. Come lievitante invece sto usando spesso l'idrolitina, ragazzi, mi piace tantissimo. È una polverina che rende frizzante l'acqua, quindi va attivata con un goccino d'acqua. Se non ce l'avete potete sostituirla con un altro lievitante, che sia bicarbonato con aceto, lievito istantaneo, quello che avete, insomma. Come tutti i pancakes li ho cotti a fuoco medio, non voglio bruciarli, quindi bisogna avere pazienza. Purtroppo se alzate troppo la fiamma li brucerete, quindi fate con calma. E una volta cotti ho preparato la mia cremina con del Philadelphia, della zucchina tritata cruda, e poi ho condito tutto con un po' di pepe, un po' di sale e un goccino di tabasco. Ho deciso poi di abbinare del prosciutto crudo, però potete usare anche qualche altro salume che avete in casa. Il nostro paninetto è pronto, è davvero delizioso, l'abbinamento mi è piaciuto un sacco, perciò è una colazione perfetta se amate il salato, se volete fare brunch o anche come pranzo veloce. Passiamo poi a un'altra ricetta che ho amato tantissimo, cioè il mio tortino al cioccolato con cuore tenero. Gli ingredienti non sono pochi, perché ho usato tante farine che mi hanno permesso di ottenere una consistenza pazzesca. Secondo me una delle farine più importanti è la farina di riso, perché rende tutte le ricette molto molto leggere e morbide, mentre la farina di mandorle e la farina di cocco, per esempio, lo rendono sicuramente fragrante e gustoso. Quindi se non avete tutte queste farine potete sostituirle, l'importante è che la somma totale delle polveri sia la stessa, però ovviamente il risultato non sarà identico. Io le compro principalmente su Bulk Powder, vi lascio giù il link in info box, e devo dire mi sono sempre trovata bene come sito e qualità dei prodotti. Per quanto riguarda i liquidi, come nella ricetta dei pancakes uso albume e latte. In realtà potete usare anche un uovo se non avete l'albume liquido, cambieranno come sempre le calorie finali del tortino. Un ingrediente che non aggiungo sempre, però se volete potete usarlo, è l'olio di cocco, che aiuta a rendere il tortino più morbido. Questa volta al posto dell'idrolitina ho usato il lievito per dolci vanigliato, circa un grammo, e poi anche un po' di stevia per dolcificare. Se l'impasto vi sembra troppo denso aggiungete un po' di latte, deve risultare abbastanza morbido liquidino. Questa volta non ho usato la carta da forno e poi me ne sono pentita, quindi se potete mettete sempre la carta da
da forno, perderete un po' di tempo ma almeno non si attaccherà tutto. E dopo aver messo metà dell'impasto vado a mettere una bella quantità di crema alle nocciole. Questa è una crema proteica di Nutre, però potete usare la Nutella oppure qualsiasi altra crema che avete in casa. Ho messo anche un pochino di crema di pistacchio, proprio non mi sono fatta mancare nulla. A questo punto l'ho messo in forno a 180 gradi per 15 minuti. Non dovete farlo andare troppo, altrimenti il cuore non rimarrà liquidino. E che dire, si presenta da solo, era buonissimo. Io non ho fatto tempo ad assaggiarlo che Marco l'aveva già mangiato tutto. Passiamo all'ultimissima ricetta, che non è per niente sana, ve lo dico. O meglio, è molto calorica, quindi potete fare a metà con qualcuno oppure mangiarla una domenica. Però è una delle ricette migliori che abbia mai fatto, forse anche per la quantità di Nutella usata. È una torretta di crepes. La ricetta me la sono un po' inventata prendendo ispirazione dalla pagina Instagram di due ragazzi che sto seguendo molto, e devo dire che il risultato finale non mi ha deluso per niente. Gli ingredienti fondamentali sono sicuramente il cacao e la farina di arachidi, che come vi dicevo ho comprato su Bulk Powders, e con le dosi che vi ho dato dovreste riuscire a ottenere 5 crepes dal diametro di circa 25 cm. La padella in questo caso l'ho comprata su Amazon, è davvero super comoda, ma ovviamente ricordatevi sempre di ungerla prima di fare ogni crepes, perché anche se antiaderente le crepes sono molto sottili e delicate, quindi è importante riuscire a staccarle bene senza spaccarle tutte. La cottura di ogni crepes è molto veloce, devo dire. Cercate di staccarle piano pianino quando vedete che sono asciutte un pochino anche sopra. Non abbiate fretta perché altrimenti si romperanno tutte. E poi inizia la parte divertente. Ho deciso di farcirne 3 con la Nutella e 2 col burro d'arachidi. Questo abbinamento è proprio da fine del mondo, è buonissimo. Ovviamente più creme userete più saranno buone, cose, quindi lascio un po' a voi. Ho decorato tutto con dell'altra Nutella e dell'altro burro di arachidi, e soprattutto con i fantastici Nutella biscuits, di cui non riusciamo più a fare a meno. Quanto sono buoni, ragazzi! Scrivetemi giù nei commenti se anche voi li amate tantissimo oppure se siete più team pan di stelle. Ciao ragazzi, spero tantissimo che queste nuove ricette vi siano piaciute. Io aspetto come sempre tutte le foto delle ricette che ricreerete su Instagram, taggatemi nelle stories, non mandatemi solamente il direct se volete che io le riposti, perché se mi mandate la foto poi non riesco a ricondividerla, mentre se voi le pubblicate nelle stories con il tag al mio canale riesco poi a ripubblicarle, anche se in realtà mi fa piacere anche solo vedere tutte le creazioni che riuscite a fare. Vi aspetto quindi anche su Instagram, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!